Esercizi pubblici, un progetto per aumentare la sicurezza. Lucca è stata inserita tra le città pilota dell'iniziativa promossa dalle donne della Confcommercio e dalla Polizia di Stato. Puccini, rottura completa tra Lucca e Viareggio sulle celebrazioni per il centenario della morte del grande compositore. Del Ghingaro annuncia che le iniziative viareggine saranno prese in completa autonomia. Le primarie del centro-sinistra, si vota il 19 dicembre, fissata la data per designare il candidato a sindaco della coalizione in vista delle elezioni comunali della prossima primavera. Anche l'Omone brilla nell'oro di Lucca, Corrado Orrico Mattatore alla presentazione del libro curato da Paolo Bottari, tra gli ospiti anche Pera, Fanini e Vizzoni. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. Iniziamo con un progetto che è stato presentato dalla Confcommercio e dalla Polizia di Stato e che vede la nostra città inserita tra quelle che sperimenteranno per prima in Italia questa iniziativa. Vediamo. Pubblici esercizi intesi come presidi di sicurezza e baluardi contro la violenza di genere. Questo è il progetto Sicurezza Vera, nato da un protocollo siglato a livello nazionale da FIPE e Confcommercio in collaborazione con il gruppo Donne Imprenditrici della Federazione stessa e la Polizia di Stato. Lucca è stata inserita tra le 20 città pilota in Italia per testare questo progetto e a Palazzo Sani, sede di Confcommercio Lucca, c'è stata la presentazione dell'iniziativa, alla presenza tra gli altri del presidente nazionale di FIPE Donne, Valentina Picca Bianchi, del prefetto di Lucca, Francesco Esposito, e del vicequestore vicario Mario Barbato. L'iniziativa mira in particolare ad incrementare i livelli di sicurezza delle donne ed è nata dallo scambio in chat delle esperienze delle imprenditrici di Confcommercio che si sono confrontate sui loro problemi quotidiani. E così, raccontandoci e parlando, sono venute fuori tutte quelle piccole cose con cui condividiamo le nostre giornate, come può essere una battuta pesante da parte di un cliente o piuttosto la paura nell'uscire la sera tardi al fine lavoro, nell'arrivare alla macchina che poi ci porta a casa. E niente, è arrivata l'idea appunto di parlarne con la Polizia di Stato. Abbiamo avuto la possibilità di farlo e la Polizia di Stato ha accolto con molto piacere questa nostra idea di collaborazione. In pratica il progetto prevede momenti formativi per imparare a riconoscere immediatamente i segnali di pericolo e a saperli affrontare nella giusta maniera e mette al centro i pubblici esercizi, riconoscendoli come punto di riferimento e luogo sicuro e rafforzando la sicurezza all'interno dei locali stessi. Soddisfatto dell'iniziativa il presidente di Confcommercio Lucca, Rodolfo Pasquini. Siamo contenti di ospitare una delle 20 tappe di questo progetto Sicurezza Vera. Come Confcommercio Lucca siamo stati fra i primi a renderci partecipi di questo progetto nazionale e portarlo avanti e portarlo nelle piazze e nei nostri locali. Andiamo a vedere la situazione dei contagi Covid in Toscana, che sono 305 i nuovi casi, i nuovi contagiati. Il tasso di positività è allo 0,8%, i ricoverati attuali tornano sopra i 300, sono per la precisione 301, 4 in più rispetto a ieri, dei quali 34 in terapia intensiva, 1 in più rispetto a ieri. 9 i decessi in tutta la regione, l'età media è di 82 anni, nessuno di questi decessi si è verificato nella nostra provincia, dove invece i nuovi contagiati sono 22. E a proposito di Covid, aumenta il numero di letti per appunto i pazienti Covid all'ospedale Versilia. La situazione è ancora assolutamente gestibile, ma dicono gli operatori sanitari serve la terza dose di vaccino. Da quasi una settimana è stato riaperto il reparto Covid all'ospedale Versilia. 14 posti letto aperti per ora, 9 sono occupati da ricoveri ordinari, 1 è in terapia intensiva e su 10, 7 sono non vaccinati, compreso il paziente in rianimazione. Una situazione per adesso ben gestibile, senza compromettere le attività ordinarie né gli interventi chirurgici programmati, ma la struttura sanitaria è già tornata in allerta per affrontare un possibile ulteriore aumento di ricoveri nelle prossime settimane. Sono persone che variano come età, diciamo dai 45 agli 82 anni.
un'età media circa di 62 anni, 62-63 anni, sono chiaramente persone che stanno andando bene, quello in terapia intensiva è un pochino più compromesso, però insomma lo stiamo gestendo. E quello che noi confidiamo è che comunque questo trend, che è stato una leggera crescita, possa, diciamo, comunque autolimitarsi, è quello che stiamo vedendo negli ultimi giorni. Attualmente dei 10, 7 sono non vaccinati e 3 erano vaccinati. E questo è un pochino il rapporto, più o meno. Difficile capire se e quando ci sarà un picco di ricoveri in questa piccola ondata autunnale, neppure paragonabile tuttavia a quella di un anno fa, che aveva portato a metà novembre a circa 120 pazienti Covid. Il freno dei vaccini funziona, ma adesso serve la terza dose anche per i sanitari versiliesi. Tra il personale dell'ospedale c'è stato un incremento di casi positivi. Può capitare qualche caso, diciamo, di colleghi che magari si positivizzano o non si ripositivizzano, gestiamo i contatti, non ci sono casi gravi, nel senso magari danno alcuni con solo positività, altri con lieve sintomatologia. Per non appesantire inutilmente l'ospedale, l'invito ai pazienti è di non presentarsi al pronto soccorso al primo sintomo respiratorio. Ricordo che il percorso corretto per chi ha una lieve sintomatologia o comunque un sospetto è sempre il contatto al medico di famiglia. Noi abbiamo alcune possibilità, come per esempio anticorpi monoclonali, per alcune categorie, insomma, di persone. È possibile accedere agli anticorpi monoclonali passando sempre al medico di medicina generale, senza accedere al pronto soccorso. La cronaca: paura a Gallicano per un incidente stradale verificatosi sulla fondovalle all'altezza di Bolognana. Coinvolte 3 vetture, una delle quali dopo l'urto è finita in un fossato. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e la misericordia di Borgo Ammozzano. Alla fine sono state soccorse 3 persone, fortunatamente in condizioni non gravi. Celebrazioni pucciniane del 2024 e rottura tra Viareggio e Lucca. Sentiamo. Viareggio non celebrerà insieme a Lucca e Pescaglia il centenario della morte di Giacomo Puccini, che ricorre nel 2024. Quella che poteva o doveva essere l'occasione perfetta per una collaborazione fra tutti i luoghi che hanno segnato la vita del grande maestro compositore si sta rivelando invece un motivo di divisione. A meno di 4 mesi dall'annuncio di un disegno di legge per le celebrazioni pucciniane da parte dei senatori Marcucci e Nencini, con investimenti previsti per 11 milioni di euro, le strade già si separano. È stato il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, come emerso in questi giorni sulla stampa, a scrivere al comune di Lucca di voler procedere in autonomia nell'organizzazione delle celebrazioni, imputando al sindaco Alessandro Tambellini atteggiamenti e dichiarazioni lesive della dignità della città del Carnevale e del suo primo cittadino. L'ultima goccia sarebbe stata la decisione di Lucca di partecipare da sola il prossimo dicembre ad un evento commemorativo a Bruxelles, luogo della morte di Puccini. Siamo solo stati invitati, è la replica di queste ore di Tambellini, che stigmatizza la rottura voluta da Del Ghingaro. Una politica di isolamento, ha dichiarato, che non fa bene neppure alla stessa Viareggio. Dal tavolo delle celebrazioni è evidente che si allontanerà, insieme al comune, anche la Fondazione Festival Puccini di Torre del Lago. Resta da capire invece da che parte starà la Fondazione Simonetta Puccini, indipendente dalle amministrazioni. Lo strappo, che segue lo scontro sulla candidatura capitale della cultura 2024, spinge la destra ad andare all'attacco di Del Ghingaro. Superficiale lo giudica l'onorevole Riccardo Zucconi di Fratelli d'Italia, secondo il quale, separata da Lucca, Viareggio ha solo che da perdere. Durissimo il commento della Lega: le due città pagheranno cara la crisi istituzionale creata dalle liti del PD e dalle personali mire di carriera politica. Il riferimento del Carroccio è alla possibile candidatura di Del Ghingaro alle prossime amministrative a Lucca, di cui si vocifera ormai da mesi. I leghisti annunciano iniziative pubbliche ed istituzionali per mettere i protagonisti di quella che definiscono una gravissima situazione di fronte alle loro responsabilità. E a proposito di elezioni a Lucca, il centro-sinistra ha fissato la data per le primarie. Si terranno domenica 19 dicembre le primarie del centro-sinistra per designare il candidato sindaco di Lucca in vista delle elezioni della prossima primavera. Lo hanno annunciato con un comunicato le stesse forze politiche coinvolte: Partito Democratico, Lucca Civica, Sinistra Con, Articolo 1, Partito Socialista Italiano, Coordinamento Popolari Lucca e Piana e Volt Italia. Le votazioni saranno aperte a tutti i cittadini lucchesi.
La data del 19 dicembre, si legge nel comunicato, da una parte consentirà ai candidati di presentare la propria proposta agli elettori di centrosinistra, dall'altra darà la possibilità a chi risulterà vincitore di confrontarsi con tutti i cittadini e anche di lavorare insieme alla coalizione ad un ulteriore ampliamento dell'alleanza. Al momento, come è noto, hanno annunciato la propria candidatura due esponenti dell'attuale giunta Tambellini, Francesco Raspini, assessore ai lavori pubblici e alla protezione civile, e Ilaria Vietina, assessora alla scuola e alle politiche di genere. Il termine per la presentazione delle candidature comunque è stato fissato al 2 dicembre, quindi ci sono ancora più di due settimane per la presentazione di altri candidati che, si legge sempre nel comunicato, si riconoscano nel manifesto dei principi e dei valori del centrosinistra stilato dalla coalizione e che producano un numero di firme idoneo a proprio sostegno, previa ammissione della commissione di garanzia della coalizione. Ci spostiamo a Villa Basilica, dove le cartiere si sono comprate direttamente il depuratore di Veneri. Alla fine sono stati gli imprenditori della carta a comprarsi il depuratore industriale di Veneri, che serve il polo produttivo di Villa Basilica. L'impianto, finora di proprietà dei comuni di Pescia e Villa, se l'è aggiudicato all'asta il consorzio Torrente Pescia S.p.A., che raggruppa appunto tutte le cartiere villesi e pesciatine, da Pracando a Veneri, e che era già gestore del depuratore. Il comune di Villa Basilica incassa dalla vendita 2 milioni di euro che, ha ribadito il vice sindaco Giordano Ballini, saranno impiegati per investimenti sul territorio. L'annunciato passaggio del depuratore ai privati aveva suscitato perplessità nel PD regionale e nel Movimento 5 Stelle, preoccupati che un simile impianto non fosse più sotto il controllo pubblico. Rispetto ad ora, per i cittadini non cambierà niente, ribatte però Ballini, che ricorda come il depuratore, in quanto a servizio delle aziende, non fosse strumentale ai compiti del comune. In realtà, per una piccola frazione, il 3% dei liquami trattati, il depuratore serve anche utenze civili e, per la precisione, proprio quelle dei residenti a Villa Basilica. Ma Ballini assicura che nella vendita è stato inserito un criterio per garantire il servizio anche a queste utenze, a tariffe che non potranno essere superiori a quelle decise dall'autorità idrica toscana. Sono soddisfatto, conclude il vice sindaco di Villa Basilica, perché con questa vendita è stata garantita l'economia locale e tutelati i posti di lavoro. Adesso l'arte, con l'iniziativa, il festival promosso dal Liceo Artistico Musicale Passaglia, che si è tenuto all'ex Real Collegio di Lucca. Una vera e propria invasione artistica, quella organizzata all'ex Real Collegio di Lucca. L'occasione è stata quella di Artistic Invasion, il festival di 3 giorni promosso dal Liceo Artistico Musicale Passaglia, con laboratori di pittura, fotografia, scultura e design, installazioni di video, arte e scenografie e concerti degli allievi del liceo. All'interno del festival è stata organizzata un'esposizione dei migliori lavori di disegno, pittura e scultura eseguiti dagli studenti nel corso degli ultimi anni. Ai visitatori è stata data la possibilità di acquistarli tramite offerta libera. Il ricavato sarà devoluto a un fondo speciale per l'acquisto di materiale didattico-artistico destinato agli studenti. Per la dirigente scolastica Maria Pia Mencacci, il festival era una scommessa che è stata vinta e adesso si guarda già al futuro. È una scommessa che mi sembra che abbiamo vinto. Io sono molto soddisfatta, i ragazzi sono contenti, stanno arrivando non solo molti genitori, molte persone coinvolte insomma, nella scuola, ma anche tanti visitatori esterni, persone di Lucca che semplicemente passano di qui, sono attratte dalle luci, dai suoni, dalle musiche, quindi sono veramente contenta del successo di questa iniziativa. Speriamo che possa diventare un appuntamento fisso, se non sarà un appuntamento annuale, perché l'impegno è veramente enorme per noi e per la scuola, almeno biennale. Se ci riusciamo, è una seconda scommessa altrettanto impegnativa che riusciremo a vincere. Il festival è stato realizzato con il contributo del Ministero dell'Istruzione, il patrocinio del Comune di Lucca e la collaborazione con il Real Collegio e il Circolo Lucca Jazz. È tutto per questa prima parte del TG, adesso la pubblicità e subito dopo torniamo con lo sport.